dovete oggi riuscire a vincere, perché io credo che Roma adesso è destinata a fare un po' di punti, e avere il 2-0 con loro secondo me ci aiuta tantissimo. Non eravamo in eccellenti condizioni, ci mancavano due giocatori, però credo che per 34 minuti siamo stati perfetti. Poi c'è stato un vistoso calo, con anche della mia complicità che ho aiutato questo calo, però credo che poi dopo abbiamo gestito, dovevamo gestire meglio, però comunque alla fine non abbiamo, anche se sono arrivati a meno 8, non ci siamo scomposti di troppo. Credo che adesso tutti mi chiederanno, ma siete secondi? Sì, però mancano 13, 12, 12 partite. 12 partite, quindi conta veramente poco. Per me era importante oggi che la mia squadra non si piangesse addosso senza... Arrivo Pietro, tanto... No, non ci piangesse addosso, perché Marconato è il sacro graal per questa squadra. E... oggi non avercelo avuto è stato uno shock. Secondo me sono stati bravissimi lunghi a far legna, a mettere il corpo, ad aiutare molto sulle penetrazioni. Poi dopo in attacco più o meno giochiamo quasi sempre così, quello che cambia è un po' le percentuali, però i tiri che avevamo costruito oggi, specialmente nei primi tre quarti, erano solamente da imbucare. Non sempre si imbucano, però noi produciamo il nostro lavoro per produrre quei tipi di tiri. Borutis è stato conseguenziale, ma il tuo più alla situazione di Dennis? Guarda, la situazione non si è posta perché Tabu non era in condizione, non aveva appoggi stabili. Tanto non è lui, non è Mianco, Mazzarino che possono giocare in economy drive e giocare con la testa. Lui è un po' un folletto, di conseguenza la tua domanda non ha neanche la risposta, perché non ho dovuto neanche fare una scelta. E al di là del finale, non ne avevamo tanta, onestamente. Sì, abbiamo spremuto tutto quello che che Green, secondo me Green mi porta a casa un altro scalpo di un playmaker, magari per certi versi a tratti è un po' pasticcione, però spesso ridà il playmaker all'allenatore avversario in condizioni peggiori di come ha cominciato la partita, almeno mentalmente. Secondo me questo è un vantaggio per la nostra squadra. No, tralasciando il finale, però sono d'accordo con te quando dici che si sta già facendo tantissimo. Giocando come avete giocato per 34 minuti, la sticella rischia di alzarsi un po' da sola. No, non facciamo questo errore. Questa squadra sta facendo delle cose pazzesche, io non mi stupisco, mi stupisco degli altri, nel senso che noi stiamo facendo il massimo, cerchiamo veramente di andare al di là delle sfighe, delle situazioni che ci creano dell'impasse. Sicuramente abbiamo una solidità, sicuramente abbiamo una stabilità difensiva, però non facciamo l'errore, perché gli obiettivi non si cambiano mai in corsa. Non è una cosa, le aziende non fanno così. Noi siamo una piccola azienda e noi non facciamo queste cose. Ma Tornato non l'hai lasciato fuori per tenerlo da foto per Torino, non sai se l'avrai da Torino. Non lo so e non credo. Faremo quello che abbiamo, certo, come abbiamo sempre fatto. Per questo chi alza la sticella fa un male a questa squadra. E oggi Ubuti secondo me fa 0 su 6 dal campo, però per certi versi è stato, mi dispiaceva per lui, perché ci ha messo un impegno che va al di là di qualsiasi nostra comprensione. Ci ha messo tutto quello che aveva e anche quello che non aveva. Dobbiamo alzare la sticella e mettere pressione a Ubuti, non facciamo queste cose. No, ma non lo volevo alzare, rischiando. 30 secondi. Stefano.
No, no. No, io ti devo rompere i coglioni, sai che porta bene. No, forse Buti si è saputo la storia di quello che in America sbagliava i tiri per prendere i rimbalzi, e visto che probabilmente gli hai chiesto rimbalzi e non punti. Gli ho chiesto rimbalzi e difesa, ha fatto tutte e due in modo. È stato il nostro miglior giocatore di difesa su un po' sbasso contro Poverole di Traore. A posto? Cazzo, ho girato dentro.